Da decenni, secondo le proprie possibilità, la piccola Svizzera ha accolto moltissimi lavoratori stranieri, e ciò nell'interesse di tutti. Dal 2007, tuttavia, con l'introduzione della libera circolazione delle persone con l'UE, si è generata un'immigrazione di massa che non possiamo più regolare autonomamente. In soli 12 anni, la nostra popolazione è così cresciuta di oltre 1 milione di persone. Si sta stretti. E se non interveniamo subito, la situazione si aggraverà. A breve la Svizzera potrebbe raggiungere i 10 milioni di abitanti. Sempre più posti di lavoro sono occupati da giovani immigrati con bassi salari. Gli effetti sono evidenti. Disoccupazione diffusa tra i cinquantenni e netto peggioramento delle prospettive per i nostri giovani. Nelle città, le abitazioni a prezzi accessibili sono sempre meno, mentre gli affitti sempre più cari. Ciò accresce la pressione su studenti, giovani famiglie e persone con salari medio-bassi e aumenta il pendolarismo. Già oggi i trasporti pubblici, le nostre strade, le scuole e i centri sportivi sono sovraccarichi. Occorrono sempre più infrastrutture che deturpano il nostro ambiente e creano più inquinamento. Tra gli ulteriori danni collaterali, 6 beneficiari su 10 dell'aiuto sociale sono nuovi immigrati. Il nostro sistema sociale collasserà, sebbene le imposte e le tasse continuino ad aumentare. L'iniziativa chiede che la Svizzera ritorni a gestire autonomamente l'immigrazione, come avviene ancora oggi nella maggior parte dei 194 paesi del mondo. Vogliamo poter decidere quali e quanti stranieri possono entrare e vivere nel nostro paese. Vogliamo ancora poter difendere in modo efficace il nostro territorio e il nostro patrimonio naturale dalla cementificazione e dai danni ambientali. L'iniziativa assegna dunque al Consiglio federale il mandato di rinegoziare entro un anno l'accordo con l'UE sulla libera circolazione delle persone o, se necessario, di disdirlo. Si tratta dunque di un'iniziativa ponderata, ragionevole e chiara per proteggere il nostro ambiente, la nostra gioventù, le nostre piccole e medie imprese e i nostri lavoratori. Vota sì all'iniziativa per la limitazione